Maria De Filippi alza la voce a uomini e donne. Chi segue uomini e donne sa perfettamente che le dinamiche sono sempre abbastanza particolari e spesso e volentieri dame, cavalieri e troniste e corteggiatori si espongono anche a critiche feroci non solo dagli opinionisti ma anche dal pubblico e dalla conduttrice. A tal proposito, proprio nelle ultime ore è stata la stessa Maria De Filippi a tirare le orecchie ad alcuni dei volti del trono classico, asserendo che alcuni tra loro non hanno abbastanza carattere e che si fanno comandare a bacchetta dalla tronista del dating show di Canale 5. L'atteggiamento di Alessandro e Ciprian con Andrea Nicola Uomini e Donne, la padrona di casa Maria De Filippi si è accorta di qualcosa che non andava? Di conseguenza ha deciso di intervenire, anche per il bene dei diretti interessati. La professionista pavese ha notato che Alessandro e Ciprian, rispettivamente i due corteggiatori di Andrea e Nicole, in studio hanno un atteggiamento un po' troppo reverenziale nei confronti della tronista. Con molta probabilità i due giovani hanno timore di dire qualcosa fuori posto, soprattutto dal momento che lei ha un trascorso abbastanza movimentato. Tuttavia, Queen Mary ha notato che i due si fanno comandare un po' troppo dalla 28enne. Maria De Filippi rimprovera Ciprian ed Alessandro, scusatemi se mi intrometto, ma li comandi parecchio e loro ti lasciano fare, tu hai senz'altro un carattere molto forte, ma loro devono tirare fuori il loro. Te lo dico per farti vivere una storia che non abbia scritto tu, ha detto Maria De Filippi a Uomini e Donne rivolgendosi ad Andrea e Nicole. Subito dopo la conduttrice pavese ha poi rimproverato anche i due corteggiatori. Infatti, ha affermato che la tronista vuole qualcuno che la porti via e non un sottone come loro. A portarla via sarà qualcuno che riuscirà a stupirla, non chi fa tutto ciò che dice lei, ha concluso la presentatrice.